Il Segreto, anticipazioni prossima settimana. Candela torna a Puente Viejo, grandi sorprese nel corso delle prossime puntate del Segreto. A grande sorpresa, Candela torna a Puente Viejo. La dolce moglie di Severo fa il suo arrivo in paese, lasciando tutti senza parole. Grazie alla bontà di Gracia, la donna torna in posse della sua pasticceria e del suo vecchio appartamento. E così, la vedova di Tristan torna a vivere insieme al suo amato e al loro piccolo bambino. Intanto, a Los Mentantials le cose non vanno affatto bene. Hernando si rende conto che gli affari non stanno migliorando e questo fa sì che i suoi debiti aumentino. Beatriz sta sempre più male per Mattias e trova una specie di consolazione nell'amicizia stretta con Aquilino. Anticipazione Il Segreto, Beatriz chiede un appuntamento a Mattias. Beatriz invia un bigliettino a Mattias con cui gli chiede di incontrarsi. Alfonso scopre tutto e si fa dare da suo figlio il fogliettino con il messaggio della Dos Casas. L'uomo chiede al giovane di non promettere che non andrà all'appuntamento. Alla fine, il marito di Marcela decide di non recarsi nel luogo in cui lo sta attendendo la sua ex fidanzata. Quest'ultima resta molto male e corre a confidarsi e a farsi consolare da Aquilino. In ogni caso, quest'uomo non ha altro che cattive intenzioni. Marcela si è ripresa e finalmente è tornata a stare bene. Mattias sembra essere finalmente innamorato della donna che ha sposato e che gli sta per dare un figlio. Anticipazioni Il Segreto, Saul e Giulietta, amanti segreti. Saul e Prudencio sono super felici di poter continuare a vivere alla villa. In ogni caso, le cose iniziano a prendere una strana piega. Saul incontra di nuovo Giulietta e i due si rendono conto di essersi innamorati. Per non far infuriare Franziska Montenegro, la coppia decide di tenere la loro relazione il più segreta possibile. Intanto, Prudencio non si mostra affatto felice per suo fratello e per l'amore che prova per la giovane donna.